altri Scusami, ma ci paesi. sarà una multa per i È commercianti prevista, che sì, non per la usano verità, il POS? qual era la formula fino ad ora? C'era un divieto, ma non c'era la Non c'era. sanzione. Quindi ci sarà una Oggi c'è il sanzione. divieto e c'era una sanzione che sta intorno ai 30 euro, quindi una sanzione più Anche molto simbolica che bassa. altro. Ma il messaggio che vogliamo dare agli italiani è aiutateci a combattere l'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale colpisce i cittadini onesti. Pagare con la moneta elettronica è nell'interesse di Però c'è un altro tutti, punto, se perché se posso dire una paghiamo cosa, tutti, Ministro, le posso paghiamo fare meno. una domanda secca. Su questo fronte sentiamo parlare da anni del famoso, meraviglioso incrocio dei dati tra l'anagrafe tributaria, l'INPS, Serpico, il grande fratello che teneva insieme appunto i dati dell'amministrazione finanziaria con i conti bancari. Quello è il Esatto. vero problema sul quale investire nella lotta all'evasione. Ma perché non si fa? Ogni anno lo si presenta come è fatta da gennaio parte. Non è Perché mai non lo partito. fate? Quest'anno lo faremo, ci sono delle risorse apposite in legge di bilancio ed è chiaro che più tu spingi sulla moneta elettronica e sulla tracciabilità dei pagamenti, e più tu hai dei dati da provare ad intrecciare. Io penso che questa sia una svolta del futuro. Io veramente lo dico ai cittadini italiani, pagare con la moneta elettronica aiuta il paese a crescere di più, a crescere meglio. L'evasione è un nostro grande problema, Ah, non dobbiamo c'è superarlo dubbio. insieme. Senta, poi passo subito la parola a Alessandro Sallusti. A proposito delle partite IVA, no? È stato un grande cavallo di battaglia della Lega, quello della cosiddetta flat tax, che sarebbe per le partite IVA fino a 65.000 euro, cosa che hanno fatto, e avrebbero aumentato fino a 100.000 euro. Voi cosa avete lasciato i 65.000 euro, ma non arriverete ai 100.000? Anche in questo caso abbiamo usato la stessa logica della quota 100. L'anno scorso si fa un provvedimento e si dice flat tax fino a 65.000 euro. Io personalmente sulla flat tax ho molti dubbi, perché penso che uno che guadagna 30.000 euro dovrebbe pagare un po' meno di uno che guadagna 65.000. Credo nella progressività, chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno. Ma siccome lo Stato, non un governo, ma lo Stato, ha fatto una scelta l'anno scorso, io penso che sia sbagliato cambiargli le carte in tavola su un tema così decisivo l'anno dopo. Allora noi abbiamo confermato quel pezzo, non abbiamo chiaramente esteso la flat tax a 100.000, che sarebbe stata dal mio punto Forse di una vista domanda un'ingiustizia secca, ancora più Lilli, proprio grande. secca, Ministro.